Ci spostiamo adesso a Firenze, Natura Collecta, Natura Exhibita, inaugurato a San Lorenzo il percorso di visita tra storia, scienza e arte. Oggi il taglio del nastro. Un percorso culturale tra arte e scienza, bellezza della tecnica e mistero del genio umano. Reperti di grande valore storico, artistico e scientifico sono protagonisti di Natura Collecta, Natura Exhibita, il progetto nato dalla collaborazione tra il Sistema Museale di Ateneo dell'Università di Firenze, l'Opera Medicea Laurenziana e la Parrocchia di San Lorenzo. Nei sotterranei della Basilica, oltre 100 pezzi, alcuni mai esposti al pubblico, ripercorrono non solo l'eterno connubio tra estro creativo e sapienza, ma tracciano i contorni di un'altra storia affascinante, quella del collezionismo scientifico, dal tempo dei Medici ai giorni nostri. Il rapporto è un rapporto stretto fra la Basilica e la famiglia Medici, e la famiglia Medici ha iniziato delle collezioni che poi sono confluite nel museo voluto da Lorena. Ma anche Lorena hanno mantenuto un rapporto stretto con la Basilica e con il complesso laurenziano e con la parte anche scientifica. La biblioteca medicea laurenziana non custodisce soltanto delle importanti bibbie, ma anche testi di scienza. E poi perché la Basilica è custode delle memorie del beato Niccolò Stenone, scienziato, con lui nasce la geologia come scienza, e noi sentiamo importante proprio per questa memoria che custodiamo in Basilica, per le sue spoglie mortali, il rapporto con la scienza, con il mondo scientifico fiorentino. L'iniziativa è stata promossa in parallelo alla chiusura temporanea per lavori del Museo della Specola, di cui sono visibili alcuni oggetti. Nel Salone Donatello ci si può imbattere così nelle splendide cere anatomiche e botaniche che riproducono organi umani e piante rare con estrema dovizia di particolari. Possiamo così aprirci anche al mondo delle scuole. Finora le scuole venivano per fare delle visite guidate, delle visite culturali, ma soltanto per una iniziativa di alcuni professori e di alcuni presidi. Adesso, con l'attrattiva della Specola, per cui ci saranno visite organizzate e visite guidate, i ragazzi e i professori vedranno anche le bellezze di San Lorenzo, e questo non è poco. Ma l'allestimento presenta anche elementi animali e vegetali, dagli esemplari di scimmie e leonine, farfalle e fenicotteri, alla suggestiva dentatura di squalo bianco, fino a manufatti di pregio come la coppa di quarzo con le iniziali di Lorenzo de' Medici o il mantello di penne indossato dai sacerdoti del culto del Dio Sole della popolazione dei Tupinamba. Troveremo reperti ovviamente per lo più provenienti da questo museo storico, molto amato dai fiorentini ma in più in generale dai turisti di tutto il mondo. Però abbiamo colto l'occasione per far vedere reperti anche di sezioni del museo che sono forse un po' meno note, penso alla paleontologia, alla mineralogia, penso al giardino botanico, soprattutto penso al museo di antropologia ed etnologia, che è davvero uno scrigno di gioielli bellissimi.